ringraziamento in particolare all'amministrazione, quindi al Comune di Lugherio, all'assessora Valli, a Enrica, a Laura e a tutti coloro che hanno fortemente voluto questo ciclo di incontri sulla storia della nostra città. Quindi sono contenta quindi di portare un contributo per conoscere un tassello più della storia di Lugherio. Oggi ci concentreremo quindi su Villa Fiorita, sede del nostro comune, e quello che ho raccontato nella mia tesi di laurea è certamente un argomento un po' più ampio di quello che vi racconterò oggi, perché partiva un po' da uno studio su Lugherio, collocato all'interno di una pianura circondata da parchi, da NAFO, da gruppi di antica formazione, da punti di interesse culturale, e soprattutto la tesi poi sviluppava Villa Fiorita nell'ambito storico, quindi facendo la sua ricostruzione storica, per poi andare a concentrarsi in un piccolo progetto di riqualificazione della Serra de Pisis, pensato come una casa d'artista, quindi un atelier, e verteva poi anche su dei calcoli energetici, quindi andava un po' a studiare quello che il suo fabbisogno termico, quindi c'era una proposta di riqualificazione energetica. Ecco, oggi ci concentriamo su Villa Fiorita. Prendiamo Villa Fiorita e ripercorriamo insieme tutta la sua storia. Quindi poi chi volesse approfondire il contesto di Lugherio con i suoi parchi, i suoi punti di interesse culturale, come tutti coloro che fossero anche interessati alla proposta di riqualificazione, lascio un po' spulciare la tesi, che comunque è disponibile in biblioteca se qualcuno poi è un po' più interessato a queste parti. Noi procediamo sulla villa, quindi il mio obiettivo oggi è farvi scoprire qualcosa in più di questo bene. E abbiamo tracce di Villa Fiorita già a partire dal 1700, quindi dal catasto teresiano, catasto di Carlo VI, momento in cui è stato censito il patrimonio urbano dei comuni, tra cui anche Lugherio, e già dal 1720-1723 vediamo che la Villa Fiorita, quindi tutto questo nucleo di edifici, aveva già questo aspetto singolare, questa forma ad L, e accanto tutto questo vasto, non era allora un parco, tutto questo vasto campo, una volta coltivato a gelsi, a moroni, e così recitava anche la mappa del catasto teresiano. I proprietari erano i Conti Scotti, infatti vedete, signor Ottaviano Scotti, aratorio con moroni, con gelsi, muroni, quindi era un appezzamento molto più vasto di quello che oggi è il nostro parco, e all'epoca la villa consisteva di questi fabbricati con la forma delle, di alcuni in parte a ruderi, a locali di servizio, e tracce simili, quindi la formazione dell'edificio, la conformazione dell'edificio rimase pressoché uguale anche nelle successive mappe catastali. Mi riferisco a quella del catasto lombardo-veneto e del catasto terreni, che coprono invece il secolo successivo. Notizie invece molto più succulente le abbiamo con due importanti fonti storiche. Il primo con il manoscritto di Cesare Cantù, in particolare la grande illustrazione del Lombardo-Veneto, nel quale nel capitolo dei comuni del distretto di Monza così recitava sulla villa: altre ville adornano quei ridenti contorni a Lugherio, i Casini, Cornaglia e Ghirlanda, alla Bobbia quello dei Somalia, ad Orderio il Butti, a Guzzina il palazzo dei capitani di Vimercate e ad Increa l'Ottolini. A brevi passeggiate l'uno dall'altro, come che sparsi sulla superficie di un miglio quadro. Cosa ci sta dicendo Cesare Cantù, un grande conoscitore? Che a Lugherio, nel raggio di poco più di un miglio, esistevano tantissime dimore nobiliari, ville di delizia, tra cui Villa Fiorita, all'epoca Casa Cornaglia.
Questo è importantissimo perché fino a questa testimonianza di Cesare Cantù e fino a quest'altra testimonianza che vedete proiettato, ovvero il manoscritto del parroco dei Petri, non si sapeva che la villa è stata anche la dimora della famiglia Cornaglia, famiglia nobiliare vissuta nel 1800. Quindi il barone Francesco Cornaglia, anche il figlio, il signor Pietro Cornaglia, protocollista giudiziario, per circa un secolo, come anche i loro successori, abitarono Villa Fiorita e la rimodernarono, tanto che dal manoscritto del De Petri possiamo anche carpire molte informazioni su come erano allestiti, su come erano sistemate all'interno i locali, su come si figurava l'ambiente interno. E infatti così De Petri recita nel suo manoscritto: dirimpetto alla porta del caseggiato del signor Viganone, al di là della piazza Scotti o Ghirlanda, si apre tra due pilastri un rastrello di ferro che dà ingresso a casa Cornaglia, una delle migliori del paese. Nel 1771 al signor Pietro Cornaglia fece la sua dimora con non leggera spesa e la riparò, la ripulì, ne accrebbe i rustici e la mobiliò più che decentemente, onde a riportarla in allora il vanto di essere la più propria del paese. Quindi De Petri già ci fa capire che all'epoca questa era veramente una villa di delizia, una villa nobiliare, e i Cornaglia spesero non pochi soldi per rimodernarla e per renderla la più propria del paese. Poi continua: nel 1781 alzò il fabbricato in linea diretta a casa di un braccio che nel piano terreno racchiude una cucina e molti luoghi di servizio. Nel superiore forma una semplice ma ben ordinata cappuccina, composta da una sala di compagnia nel centro, da un corridore, cioè da un corridoio, con quattro camere a ponente e da un altro corridore con quattro camerini a levante, questa ultima parte compresa nell'antica fabbrica. Quindi è molto preciso il parroco, lui ci sta veramente portando all'interno della villa e ci sta delineando tutti gli ambienti, ci descrive che c'è una cucina, ci sono i luoghi di servizio, c'è un piano nobile, un corridoio che porta tutta un'ala a est della villa, quindi immaginatevi adesso che prendendo lo scalone andate verso destra, e tutto un altro corridoio che porta invece a ovest, quindi delinea tutti gli altri ambienti interni. E continua dicendo: il maschio della casa è formato da un portico in tre archi, alla destra del quale trovasi la scala grande, alla sinistra un'anticameretta da cui si passa 5 sale a mezzogiorno che fanno fronte al giardino, tutte assai ben mobiliate, in una delle quali avvi il biliardo. E capite bene che anche in questo caso lui ci sta, il parroco ci sta veramente aprendo un quadro, una scena, lui ci sta dicendo: ci sono un portico con tre archi, e poi capiremo anche questa storia del portico, dei tre archi. Si trova, c'è già la scala d'onore, la scala che porta al piano nobile, e ci sono addirittura locali così di lusso, così ben ammobiliati, addirittura in uno dei quali c'è il biliardo. Passa poi una descrizione degli esterni. Il giardino riesce a mezzodì in faccia alla porta e forma un assai vasto parallelogrammo. Viene irrigato dalle acque della Roggia Gallarana, è cinto di un muro con una prospettiva nel fondo e un rastrello di ferro a ponente lungo il viale lungo della casa, per cui si passa una contigua vigna. E qui la conferma, finalmente sappiamo che la Roggia Gallarana, qualcuno di voi già lo sapeva, irrigava il vasto parco, il parallelogramma, che adesso è una forma da parallelogramma, il parco di Villa Fiorita, irrigava il parco, quindi la Roggia Gallarana ha confermato che passava per Villa Fiorita e andava a irrigare quello che era allora il campo e la contigua vigna. Dopo i Cornaglia, quindi abbiamo capito 1723 Conti Scotti, fine del 1700, 1771 fino al 1850 Cornaglia,
con tutte le varie successori, arriviamo alla fine del XIX secolo in cui i nuovi proprietari furono i Noseda, famiglia di Noseda, quindi un'altra famiglia nobiliare altolocata, che furono i nuovi proprietari della villa e apportarono in particolare delle modifiche alla piazza antistante, alla villa stessa, quella che è adesso piazza Cesare Battisti. In particolare fecero piantumare la piazza con questi filari di gessi, così a creare un lungo viale, un viale d'accesso, immaginatevi il viale d'accesso alle ville nobiliari, la villa sta in questa porzione, quindi lui andava a creare un lungo viale d'accesso imponente alla villa stessa e ne fece diciamo il suo ingresso principale. E così anche un'altra testimonianza dei Noseda l'abbiamo dalla storica insegnante bulgherese Tina Magni, che così descriveva la villa. Guardiamo la villa fiorita, io la ricordo come villa Noseda, ricordo la nonna che raccontava di questi signori che abitavano a Milano e venivano qui in villeggiatura, arrivavano in carrozza e buttavano dolci e monetine ai ragazzi che per raccoglierli andavano a rischio di finire fra le zampe dei cavalli. Era quindi villa a tutti gli effetti, villa di dimora, mi verrebbe da dire la casa di campagna di queste famiglie milanesi. Dopo i Noseda i nuovi proprietari furono i Bertani, quindi la famiglia Bertani, proprietaria dell'omonimo lanificio, che segnò anche una svolta importante per Brughero, perché portò il lanificio, quindi portò lavoro a Brughero, quindi molta manodopera femminile fu impiegata all'epoca, prima poi del suo declino, diede lavoro a molte donne in particolare. Abbiamo per ora ripercorso cosa stava succedendo a Brugherio, i proprietari Contiscotti, Cornaglia, Noseda, Bertani, e fin qua è stata una dimora di delizia, famiglie nobili, meno nobili, borghesi, e dimora di campagna. Spostiamo ora la nostra attenzione su Milano. Su Milano facciamo un passo indietro, perché con i Bertani siamo arrivati al 1930 circa, facciamo un passo indietro e torniamo all'inizio del XX secolo. Tra il 1903 e il 1906 a Milano, in particolare ad Affori, la provincia, per far fronte al sovraffollamento dell'ospedale psichiatrico di Mombello, decide di acquistare 50 ettari di terreno e di acquistare la villa ditta Modigliani di Affori per ammodernarla e per costruirvi un nuovo ospedale psichiatrico. Fanno i lavori, ammodernano questi fabbricati e nel 1925 ad Affori questi spazi vennero affittati dalla società anonima Villa Fiorita, che qui porta, diciamo così, le sue prestazioni, le sue cure in questi stabili. La Villa Fiorita qua operò per circa 14 anni, fino al 1939, anno in cui la provincia decide di prendere di nuovo in gestione gli spazi. Allora Villa Fiorita fu costretta a trovare una nuova dimora e la trovò qui a Brugherio, nel centro della città, nella villa che all'epoca, a causa delle crisi dell'edificio Bertani, aveva bisogno un nuovo proprietario. E il 27 settembre del 1940, con un decreto prefettizio, a tutti gli effetti la casa di cura può aprire ed esercitare le sue prestazioni in Brugherio, a Villa Noseda, Scotti, Cornaglia, Noseda, Bertani, da qui in avanti Villa Fiorita. Il decreto prefettizio così recita infatti: vista la domanda dell'amministratore delegato della società anonima Villa Fiorita, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una casa di cura per malati nervosi ad esclusione di malati di forme infettive e malati di forme mentali in Brugherio, in piazza Cesare Battisti, vista la pianta dei locali, visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, e modificato con regio decreto del 6 dicembre 1928, sentito il parere del Consiglio Provinciale di Sanità, decreta, perfetto, di Milano, decreta,
sono autorizzati l'apertura e l'esercizio della casa di cura per malati nervosi, con l'esclusione di malati di forme infettive e malati di forme mentali, in Brugherio, in piazza Cesare Battisti, sotto la direzione del dottor Alfredo Dufour, medico chirurgo, regolarmente iscritto all'albo professionale di questa provincia e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Quindi si esercita la... a tutti gli effetti vengono esercitate le prestazioni sanitarie e cliniche in Villa Fiorita. Alfredo Dufour, tra l'altro, una piccola parentesi, che lui, a causa poi delle leggi razziali, lui ha dovuto scappare, perché, come mi ha testimoniato il dottor Pizzi, era ebreo, quindi a causa delle leggi razziali, dopo pochi anni è dovuto scappare, quindi ahimè lasciò la direzione della clinica. E vediamo ora come si presentava allora a Villa Fiorita, quindi certamente con una immagine diversa da quella che conosciamo ora, molti di voi l'avranno già vista, in particolare come non notare la facciata, che presenta numerosi decori a fresco. Probabilmente questi decori, questi mascheroni, queste cornici a contorno dei serramenti erano dei dipinti murali, e questi volti che vedete ora non erano dei veri e propri bassorilievi, probabilmente con dei sapienti giochi di chiaroscuri e di prospettiva erano dipinti su una superficie piatta, e era completamente diverso da quello che conosciamo ora l'ingresso. Quindi una pensilina in ferro battuto e una porticina a ingresso della clinica. Anche sul fronte meridionale, quello verso il parco, vediamo numerosi affreschi, anzi dipinti murali per la precisione. E come non soffermarsi, e come poi vi farò vedere in seguito, sulle cariatidi, queste figure femminili che adornano le porte finestre e, per così dire, sorreggono i balconi del piano nobile solamente con una funzione estetica, non strutturale. Anche questi erano dei veri e propri dipinti. Ma allora ci immaginiamo che la villa erano veramente ben conservati questi dipinti, e allora gli esterni della villa erano veramente ben curati. Ripercorriamo in un'unica carrellata, senza soluzione di continuità, in un unico temporale, un aspetto molto importante su cui poi la mia tesi si è concentrata, ovvero la ricostruzione di tutte le fasi, di tutte le fasi costruttive che si sono succedute e che si sono stratificate man mano su Villa Fiorita. Quindi ripercorriamole insieme. Questo è veramente importante per qualsiasi edificio quando ci si approccia a un progetto che sia di recupero, di restauro, di riqualificazione. È importante, è importantissimo, anzi sottolineerei, conoscere tutte le fasi storiche che hanno portato l'edificio a avere l'aspetto così come lo si conosce oggi. E in particolare queste planimetrie sono veramente importanti, perché fino ad allora non le conoscevamo, fino ad allora non sono mai state riportate alla luce. Queste planimetrie infatti arrivano dall'archivio notarile di Milano e sono state degli allegati all'atto di compravendita tra la famiglia Bertani e la società Villa Fiorita. Quindi testimoniano veramente il passaggio chiave da Villa di Delizia a tutte poi le trasformazioni che la Villa Fiorita come casa di cura ha portato. Ed è qui che sta la peculiarità, ovvero nella fonte precisa e corretta, perché è allegata a un atto notarile, di avere una planimetria esatta della villa, che all'epoca aveva una forma d'elle. Forma d'elle che ci ricordiamo noi dalla prima mappa del catasto teresiano, ma che qui finalmente ha la sua fonte, quindi è adesso
dire, storicizzato, cioè ha adesso assunto una connotazione con una data e una conformazione ben precisa dei locali interni. All'epoca quindi da dimora di Delizia così la conoscevamo, con un piano terra di locali adibiti a cucine, lavanderia, disimpegno, locale cella frigorifera, ha dei locali verso mezzogiorno, quindi verso sud, dedicati a saloni, ad altri locali di servizio dove conosciamo ora la serra, quindi locali di sgombro, portico, stalla, e ad altri piccoli locali e altri saloni al piano nobile. La casa di cura ovviamente doveva far fronte alle sue esigenze, quindi la prima modifica, importante che fece fu di costruirvi un'intera ala di fabbricato, sempre di due piani, soprattutto per andare al piano terra, inserirvi dei luoghi di archivio, dato che aveva allestito una piccola portineria sull'ingresso di via Alcide De Gasperi, di servizio, chiamiamola così, rispetto all'ingresso principale, aveva necessità di allestire tutta una zona uffici e ad archivio. E questo fu lo scopo di quest'ala al piano terra. Al piano primo invece la grande esigenza era di avere delle camere per i pazienti, quindi tutto il piano primo, tutto il piano nobile era allestito a camere e a servizio, oltre che locali di consiglio. Quindi già ha cambiato aspetto subito dopo l'insediamento. Passano 10 anni, nel 1949, e ulteriore modifica viene fatta sui corpi di fabbrica separati, quindi quelli che conosciamo come serra. Questi, da vecchia stalla, deposito, diventano dei locali un po' più strutturati, quindi ripostiglio, centrale termica, guardaroba, deposito, oltre a mantenere la serra. E viene anche così ricostruito il tratto di fabbricato su via Alcide De Gasperi, collegando così l'impianto della vecchia fabbrica al nuovo impianto costruito nel 1940. Passano ulteriori anni e nel 1962 viene ampliata ancora l'aspetto della villa. Viene costruita un'intera ala verso mezzogiorno, quella che oggi conosciamo come urbanistica, il piano primo, l'ufficio tecnico, insomma. All'epoca anche in questo caso nuove esigenze portavano a creare nuovi spazi per le zone a giorno, per i soggiorni, e poi ulteriori camere per i pazienti. Nel 1963 invece, l'anno che per motivi di aggiornamenti delle normative igienico-sanitarie impone il rifacimento della zona cucina, quindi le vecchie cucine non andavano più bene, non erano più a norma, e questo blocco centrale, pur mantenendo lo stesso impianto, lo stesso perimetro, venne completamente sventrato e rifatto, sempre ad ospitare zona cucina, sala da pranzo, lavaggio e, al piano primo, delle camere. Quindi vedete che quella che conosciamo oggi come Villa Fiorita, l'impianto che conosciamo oggi, non discosta molto da quest'ultimo assetto del 1963. Ovviamente gli interni sono modificati, è notevolmente cambiato l'interno, però quello che è il perimetro esterno, quello che è l'impianto esterno, non si discosta molto da quello che vediamo ora. E così anche voi avete molto più chiaro come è nata la villa da dimora di nobili famiglie fino ad arrivare a come la vediamo oggi. Quindi torniamo all'epoca della casa di cura, e ora veramente immergiamoci sulla sua storia, e in particolare cerchiamo di scoprire qualcosa in più, perché di questa villa, diciamoci la verità, se ne sa veramente poco. Quello che purtroppo anch'io non sono riuscita a trovare è un vero e proprio archivio della villa Fiorita. Sarà andato perduto, dove sarà finito non lo sappiamo, io non sono riuscita ad arrivare a questo nodo, però sono riuscita a conoscere molte informazioni grazie a fonti le più trasversali possibili, mi viene da dire, in particolare dall'archivio del cittadino di Monza sono riuscita a risalire a informazioni veramente importanti.
le terapie che venivano fatte. Infatti questa che vedete è una pubblicità, in particolare dell'aprile del 1940, che, per così dire, pubblicizzava veramente la casa di cura per tutti coloro che poi volevano anche arrivare per curarsi, perché un aspetto importante è la casa di cura non è un ospedale psichiatrico pubblico, è privato, è per pazienti paganti, quindi tutti coloro che andavano pagavano e cercavano un servizio, una qualità delle terapie all'avanguardia. Quindi qua nasce il motivo per cui si pubblicizzava all'esterno e quindi utilizzava le piante, utilizzava i mezzi di informazione, utilizzava i giornali, doveva farsi conoscere nell'ambito di Milano e Monza. In particolare questa pubblicità appena dopo l'apertura recitava così: la casa di cura Villa Fiorita si è trasferita nella nuova sede in Brugherio, perché era già conosciuta, era ad Affori, lo sappiamo adesso, si è trasferita a Brugherio, e qui i riferimenti, e sono importanti i riferimenti, la distanza da Milano e la distanza da Monza, perché come vedremo anche dopo sono fondamentali per far capire al pubblico la sua vicinanza verso questi due città strategiche, questi due poli. Ambiente dotato di ogni comodità moderna, vasto parco, si praticano malarioterapia, elettroshock, cure di disintossicazione, elettroterapia, idroterapia, marconiterapia. Certamente non mi sono addentrata nell'ambito di queste terapie, qui apro un invito, cioè ci possono essere veramente altri studi per i futuri studenti che vorranno anche addentrarsi e stanno studiando in ambito medico, di capire veramente queste, di capire la natura di queste cure. Oggi molte di queste ormai bandite, perché erano veramente cure all'avanguardia per l'epoca e soprattutto cure che erano praticate qui in Villa Fiorita, ma anche in altri moderni ospedali psichiatrici, pensare anche a Mombello, dove molti dei medici avevano un rapporto di stretta confidenza, cioè operavano a Mombello, venivano anche in a Brugherio, a Villa Fiorita, e si passavano, permettetemi il termine, per così dire, le cure. Vent'anni dopo, 1963, nuova pubblicità, sempre sul Cittadino, direttore Virginio Porta, quindi sono cambiate un po' si sono succeduti i direttori. Sicuramente fra i direttori furono Alfredo Dufour, quindi all'epoca del decreto di fettizio, Gonzales, Edoardo Gonzales e Virginio Porta. Le cure cambiano, dopo vent'anni alcune cure furono bandite, ce ne entrarono in auge altre, venivano praticate cura del sonno, psicoterapia, terapia di shock, disintossicazioni, insulinoterapia. Certamente anche qua sono veramente controverse queste terapie e all'epoca però venivano con le dovute cautele, con i dovuti accorgimenti praticate ed esercitate. Quello che poi è stato importante per la ricerca è l'aver anche scoperto, grazie poi all'archivio di un privato cittadino, alcune altre pubblicità, e alcune di queste ci restituiscono l'immagine di una clinica, di una Villa Fiorita all'avanguardia per l'epoca. Infatti adesso vedremo quello che è un depiano perfettamente conservato della clinica, della casa di cura, e scopriremo come questo è veramente attento nei suoi dettagli. In particolare noi stiamo vedendo quella che è la copertina, quindi soffermandoci sull'immagine ci viene restituita una villa che adesso casa di cura, assolutamente immersa in un verde lussureggiante, certamente esaltato rispetto a quello che poteva essere anche allora l'allora parco, e anche veniva
in modo furbo suggerita la presenza dell'acqua, quindi di un ambiente che gli effetti si presenta come calmo, tranquillo e riposante. Così anche lo vediamo sul retro di questo del pianto, quindi sulla quarta sull'ultima pagina, e vediamo che in questo caso l'attenzione invece è posta sulla vicinanza di Brugheda rispetto a Milano e rispetto a Monza. Milano e Monza rappresentate come simboli, il Duomo e l'Arengario. Certamente dal punto di vista grafico questo volantino è eccezionale, perché con pochi elementi dà un'immagine veramente potente di quella che è la vicinanza a Brugheda rispetto ai due poli, come è ben collegata dalla tramvai, dalle strade, autostrade, e ancora non di meno l'aspetto del parco con questo albero sorreggiante in primo piano che quasi copre il resto delle scritte. All'interno invece vediamo gli ambienti della villa, riprodotti veramente in modo fedele, perché sia per la sala da pranzo che per la camera da letto vediamo delle immagini curate in ogni dettaglio, veramente particolareggiate. E mi soffermo su due elementi chiave, che sono la forte luce entrante dalle porte finestre di questa sala da pranzo, che inonda l'ambiente, quindi l'ambiente è certamente luminoso, e sulla porta finestra, su questo spazio, della camera da letto, che voglio farvi sottolineare, cioè questo è veramente un effetto comunicativo potente, perché io sto dicendo che è una camera privata, dotata di ogni comfort, dal comodino al lavabo, al mio personale guardaroba, affacciata su un parco veramente vasto, un parco che mi dà a tutti gli effetti una sensazione di benessere, dove ho certamente un ambiente riposante, dove posso trovare la mia tranquillità. Quindi dal punto di vista comunicativo è realizzata veramente bene questa locandina. E certamente le altre due immagini che vediamo, quelle dell'atrio e della sala da biliardo, sono altrettanto ricche di particolari e fedeli rispetto a quelle che poi sono gli ambienti oggi. In particolare poi anche in questo caso sala da biliardo, quindi un ambiente non da ospedale psichiatrico pubblico, quindi sono ambienti che prevedono dei salotti, delle sale da lettura, delle sale da musica, da biliardo, quindi degli spazi in cui ci si può svagare. E la precisione con cui sono stati riprodotti questi ambienti, come potete notare, è veramente precisa, come vedete da questa immagine, a confronto di fotografia dello stato di allora di questa sala da pranzo, con l'immagine riprodotta sulla locandina. Il pavimento è praticamente identico, ma sono altrettanto identiche le porte, le boiserie e le modanature a soffitto. Sono veramente ricchi di dettagli. Dettagli che sono veramente stata veramente contenta di vedere quando nel mio giro in Villa Fiorita, nel comune, ho notato alcuni particolari di allora conservati ancora oggi, quindi il lampadario e il bellissimo affresco a soffitto. Ovviamente per questa ricerca conosce mia mamma. Andiamo a toccare un punto, allora, un po' un nodo di questa tesi, perché come dicevo gli archivi sono stati introvabili, quindi nelle mie ricerche ho dato veramente importanza alle fonti orali poi suffragate da punti, come posso dire, da tracce più rigorose, quindi da scritti, da ricerca d'archivio, da documenti storici, partendo dalle fonti orali però. E qui infatti ho voluto, queste sono due foto in cui ho voluto ricordare anche chi mi ha aiutato in questa ricerca, quindi il signor Meroni
e la signora Maria De Bortoli Morimando, infermiera della Villa Fiorita dal 1950. Stata l'infermiera di De Pisis. È stata l'infermiera di De Pisis. Infatti il periodo è proprio 1950 circa, 1953, e poi, come mi diceva, dal 1960 fino a chiusura, quindi circa 1974. È proprio con questa sua testimonianza che sono anche andata a scoprire tanti punti chiave, non di meno che lei è stata l'infermiera di De Pisis, che molto spesso l'accompagnava nelle sue uscite al di fuori della clinica, e mi ha raccontato anche che venivano, per così dire, disintossicarsi dagli eccessi di una vita un po' sregolata medici, avvocati, anche studenti di famiglie bene, quindi venivano proprio a Villa Fiorita per allontanare, per disintossicarsi, quindi proprio da tutti gli eccessi di una vita sregolata. E quindi, come ha detto la signora, come non parlare anche di colui che ha reso la Villa Fiorita famosa al di fuori dei confini di Brugherio, quindi Filippo De Pisis, certamente un personaggio emblematico che richiederebbe quasi una trattazione a parte, quindi per dargli veramente tutto il merito, però cerchiamo anche adesso di capire nel suo breve periodo alla Villa Fiorita come è stato. Certamente per lui, che parla spesso di cure infernali, sono stati anni veramente difficili, anni tormentati, e quindi dal 1949 al 1953, salvo poche parentesi in cui si è allontanato, fu uno degli ospiti che aveva anche una camera sua a Villa Fiorita, e per superare questi tormenti e queste cure infernali, come lui diceva, fu proprio il direttore di allora, che era Virginio Porta, a consentire di lasciargli la serra, che poi è stata chiamata Serra De Pisis, come suo personalissimo studio di pittura. E quindi, nonostante le sofferenze, riuscì a trovare ancora conforto nella pittura, riuscì ancora a trovare conforto nel dipingere. E cosa dipingeva De Pisis? Si circondava nella serra di oggetti comuni, cocci di vaso, una caffettiera ammaccata, fiori, viene anche da pensare, tutto gli dava ispirazione, persino le ragnatele. E i quadri di questo periodo iniziò a siglarli con VF, Villa Fiorita, o addirittura, come vediamo nel ritratto dell'infermiera Norina, addirittura siglando il Brugherio, quindi dandogli proprio la collocazione esatta. Sono però dipinti che testimoniano la sofferenza del pittore, e in particolare le sue nature morte sono cariche di questi colori che sono tendenti al grigio, sono colori sporchi, sono colori che velano anche quella malinconia che si percepiva nei suoi occhi. Non sono certamente quadri cambiati dall'epoca della sua giovinezza e della sua maturità, quindi il tratto tremolante e un colore così, per così dire, sporco e più spento testimoniano anche questa sua sofferenza. Tuttavia sappiamo che, come ce lo descrive Carlo Colombo, sono stati anni in cui ebbe ancora qualche piacere del business. Infatti proprio Colombo ce lo descrive in un'uscita, perché riuscirono a organizzare una serata di letture di poesie del business a Milano, alla presenza di artisti come Paolo Grassi e Carrà e Carlo Bo, e fu proprio Carlo Colombo che lo andò a prendere a Villa Fiorita, e così ci descrive: andai a prenderlo, era un pomeriggio piovoso, il vento sbatteva la porta e la pioggia sull'asfalto e le strade di Brugherio parvero deserte, come nei crepuscoli invernali. Pensavo già di dover tornare a Milano e di presentarmi agli amici radunati senza il De Pisis, e il malumore si fosse sava di me,
per quella lettura che senza di lui sarebbe apparsa una squallida commemorazione. Invece lo vidi dentro lo sguincio della porticina di Villa Fiorita, che si proteggeva dalla pioggia e mi aspettava impaziente. Aveva messo un abito scuro, con un nodo della cravatta nera un po' allentato, sotto il colletto floscio. In testa aveva messo, invece del solito basco, un berretto da ciclista. Mi fece cenno con la mano e venne avanti dritto nella pioggia, incontro all'auto. Ebbe piacere che l'autista gli aprisse la portiera, togliendosi il cappello e gli rivolse un grazie. Passammo da Monza e ci fermammo a prendere un cappuccino al bar del Broletto, dove era solito sedere qualche tempo quando usciva a passeggiare. Si fece portare una fetta di panettone che immerse con visibile golosità nel caffè latte e ripartimmo. Aveva l'occhio caldo, si era fatto la barba e teneva le sue grosse mani sui ginocchi. Quindi in questa particolare situazione in cui De Pisi stava andando appunto a una serata dedicata a lui con artisti importanti per l'epoca, ci ha descritto un pittore sereno, tranquillo, pronto a godersi questa serata nonostante i tormenti. Sappiamo che però la sua personalità era veramente complessa e ripeto, merita una trattazione a parte, una trattazione veramente dedicata e uno studio approfondito. Ovviamente, nonostante gli sforzi dei medici e nonostante anche gli sforzi del pittore stesso, la morte lo colse nel 1956, il 2 aprile, a Villa Turro, a Milano, quindi non qui a Brugherio. E dal 1956, come abbiamo visto prima, nel 1960 ci furono i cambiamenti di Villa Fiorita, quindi venne ampliata l'ala verso il parco, vennero ammodernate il blocco delle cucine, quindi venne rifatta completamente questa porzione interna di fabbricato, e man mano che si andava verso il 1970 Villa Fiorita attraversò un periodo che la portò verso a un progressivo e inarrestabile declino, un po' perché non riusciva a far fronte alle nuove terapie all'avanguardia, un po' perché poi si andava, per così dire, a dismettere, a chiudere tutti gli ospedali psichiatrici. Ed è proprio nel 1974 circa che la Villa Fiorita venne venduta, e qui dobbiamo anche dare il merito all'amministratore, sempre stato lo stesso, l'amministratore Ruggero Bogani, dall'epoca dell'acquisizione, quindi dal 1939-40 fino alla chiusura, è stato l'amministratore della casa di cura, e la sua lungimiranza nel venderla al comune, quindi all'allora sindaco Cerioli, certamente da premiare, perché egli riuscì a sopportare, come dico io, e a non cedere a tutte le sollecitazioni esterne che riceveva, che riceveva numerose pressioni nel vendere la villa a chi voleva costruirvi condomini e quindi a erigere nuovi palazzi. Lui fu certamente lungimirante e bravo a cogliere invece l'occasione di concludere una buona trattativa con Sindaco di allora, che non mancò di premiarlo con una medaglia d'oro. E qui lo vediamo, il ragionier Bogani, all'atto poi dell'apertura e dell'inaugurazione del parco di Villa Fiorita, che fu aperto prima della ristrutturazione della villa stessa, in compagnia poi del sindaco Giuseppe Cerioli e del vice sindaco Turconi. Come dicevo, fu premiato della medaglia d'oro il ragionier Bogani, e il sindaco tenne un importante discorso il giorno dell'inaugurazione del parco, che voglio anche leggervi perché è veramente attualissimo e soprattutto importante per la nostra storia. Oggi la nostra comunità prende possesso con questa inaugurazione non di un'opera moderna, che la mano dell'uomo sa anche costruire, ma che nello stesso tempo per far ciò distrugge il più delle volte quello di più bello che la natura ci ha donato, il verde, le piante, il cui viverci in mezzo significa distensione e tranquillità,
serenità, cosa che il cemento inarrestabile, sempre più invadente, ci ha tolto, regalandoci nevrosi, insoddisfazioni, malattie, l'arrivismo che fa sempre l'uomo più egoista, incontentabile, verso le mete che corrono sempre di più al traguardo che non si raggiunge mai, e togliendoci la soddisfazione di una vita più umana, più libera da continue e assillanti preoccupazioni che il vivere di oggi ci impone. Quindi il sindaco ci dice: siamo stati veramente fortunati a prendere in mano un patrimonio storico e un verde importante per la nostra città, perché è fonte di, è veramente liberatorio, è fonte di serenità. Noi non godiamo sempre della costruzione che va a togliere verde, che va a togliere serenità, che va a togliere una vita più tranquilla. E così continua nel suo discorso. È stato messo al sicuro un patrimonio simile dalle tentazioni della speculazione, dalle mani lunghe di immobiliari per le quali è sempre stato un ghiotto bombone. Quindi la scelta è stata sicuramente una scelta valida che ancora noi oggi, di cui ancora noi oggi godiamo, godendo anche del parco di Villa Fiorita, di questo verde nel centro cittadino, quindi nel cuore della nostra città. A seguito poi dell'inaugurazione di Villa Fiorita, è stata certamente una giornata di festa, come potete vedere da queste immagini, in cui la partecipazione è stata veramente massiccia. Seguì il restauro, la ristrutturazione della villa stessa, e per il restauro fu scelto, quindi vinse, uno studio di architettura, uno studio di giovani architetti, lo studio Prassi, che vinse proprio per la sua proposta innovativa e integrativa. Proposta integrativa perché associava le funzioni comunali, anche quella di un museo etnografico e una moderna mensa. Innovativa perché ha operato delle soluzioni che secondo me allora erano veramente all'avanguardia, quindi il fatto di creare uno svuotamento proprio materico, quindi di creare un passaggio pedonale tra la piazza Cesare Battisti e la piazza Roma, con quel corridoio che noi percorriamo per accedere tra le due piazze, ponendo l'aula consigliare a Cerniera. E la seconda scelta è stata quella di svuotare e di arretrare il muro di cinta verso la piazza Roma, in modo tale che villa e la piazza, quindi con la parrocchia stessa, comunicassero e possono vedersi. Mi riferisco a dove oggi abbiamo l'edicola. Dove oggi abbiamo l'edicola, che abbiamo quella rientranza nel muro di cinta, è stata proprio una costruzione portata dal restauro. Prima dovevamo immaginarci un muro di cinta che, così come noi lo vediamo lungo Piazza Roma, continuava dritto e chiuso a chiudere la villa. In questo caso lo svuotamento permette ai due edifici di parlarsi, di vedersi. Restauro che, come dicevo prima, ha riportato alla luce anche le famose colonne di granito che già ci erano state raccontate dal De Petri nel suo manoscritto, le quattro colonne di granito che nelle successive ammodernamenti delle famiglie nobili erano state chiuse. E questo ritrovamento fu certamente importante perché dona di nuovo un ingresso, per così dire, armonioso a quello che è la Villa Fiorita. Non di meno il progetto di restauro è stato pensato in modo veramente peculiare, perché ha denunciato l'utilizzo di materiali all'epoca innovativi come calcestruzzo e acciaio, tutti gli elementi nuovi rispetto all'impianto dell'antica fabbrica. Pensiamo allo scalone e al suo parapetto che per una buona parte il parapetto dell'antica dimora, quindi con rimano in legno e ferro battuto, con la nuova porzione aggiunta in cemento e con rimano in acciaio verniciato giallo. Quindi è un restauro che denuncia il nuovo, è un restauro che non ci permette di avere dei falsi storici, è certamente un restauro che ci restituisce l'impianto originale per com'è. E anche questo è stato fatto nell'aula consigliare, durante il restauro
l'hanno completamente sventrata e ripulita dal vecchio impianto interno e hanno costruito una nuova aula consiliare in cemento, gradonato in cemento e pilastri in cemento, con una copertura in legno. All'epoca questa ristrutturazione è finita sulle riviste di architettura, era certamente innovativa. Nel 77-78, perché poi in tempi record l'hanno consegnata, perché in particolare il 17 dicembre 1978 entrano in funzione gli uffici comunali, quindi è stata una ristrutturazione lampo ed è stata una ristrutturazione veramente innovativa, finita su riviste di architettura per le sue particolarità. 1979 è stato poi l'anno in cui il comune si è insediato a tutti gli effetti nella sua nuova, nuovissima sede in Brugherio, e permettetemi ora poi di arrivare alla conclusione, perché questo è stato certamente un viaggio che ci ha portato a scoprire le vicissitudini di questa villa, prima dimora di delizia, poi ospedale psichiatrico, che per gran parte della sua vita è stata un luogo chiuso all'esterno, diciamo, né i proprietari nobili, ma nemmeno la casa di cura aveva piacere a mostrarsi all'esterno, è sempre stata chiusa da alte mura e tutto ciò che accadeva all'interno era sempre tenuto all'interno in segreto. Quindi finalmente, ora che è rientrata con vigore il patrimonio cittadino, di cui tutti oggi ne possiamo godere, certamente un vantaggio per tutti.